quindi è diventata attrattiva grazie all'industria della cultura. L'industria della cultura è quella di cui parleremo oggi con le varie esperienze che abbiamo sul nostro territorio. Negli ultimi lustri, da 15-20 anni a questa parte, grazie a una serie di libri, di contributi e anche di azioni, in particolar modo di Confindustria Bari, che è stata pioniera da questo punto di vista, le due dimensioni, le due realtà, la realtà dell'impresa, la realtà della cultura, della diffusione culturale, della conoscenza, dell'istruzione, sono andate sempre di più intersecandosi. Sia molto importante che proprio qui dal sud Italia possano partire delle nuove idee, soprattutto nel mondo dell'audiovisivo, che è un settore in crescita e in cui è necessario sempre di più avere un contatto con il territorio e cercare di unire proprio nei territori e sicuramente nei territori del sud il racconto con l'assetto industriale. Intesa San Paolo ritiene cultura ed impresa un binomio essenziale per lo sviluppo del territorio, per lo sviluppo delle nostre aziende, proiettate verso un futuro più sostenuto, più importante e volto al miglioramento e volto alla crescita. Siamo onorati di partecipare al convegno promosso da Confindustria Bari BAT, per cui ringrazio il presidente Fontana e tutti gli organizzatori affinché si possa veicolare un messaggio preciso di trasformazione della città nella direzione dell'investimento in cultura. Il tema del rapporto cultura-imprese è un tema centrale per lo sviluppo di una società che ci impone tutta una serie di sfide. Fare impresa e lavorare nella cultura deve essere un tutt'uno. Non è più possibile distinguere il profitto dal margine, dalla possibilità di redistribuire conoscenza e soprattutto approfondimento tra la popolazione e fra i cittadini. È interessante che questo appuntamento si inserisca all'interno di un ciclo di incontri che pone l'attenzione sul Sud con il titolo Mezzogiorno di Focus. Il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'impresa è sicuramente un rapporto positivo e assolutamente non antitetico, e tanto dimostrato da tutta una serie di operazioni che sono state fatte qua in Puglia, di media piccola dimensione, soprattutto nella gestione di alcuni monumenti. Il mondo dell'imprenditoria deve comprendere, e sono certo che lo sta facendo, quanto sforzo si stia facendo, è un'idea dilatata di quella antica di cultura.